Allora, io, il mio sito invece, diciamo, è più dedicato a foto, che è un sito fatto più per diletto che per lavoro. Insomma, visto che sono appassionato di fotografie, avevo continuato il corso più che altro per Photoshop, così ho cercato di unire l'uno all'altro. Gabriele, cosa ti è piaciuto di più di questo corso? Ma di questo corso sono tante le cose che mi sono piaciute perché mi ha aperto verso programmi che non conoscevo assolutamente e che man mano li stavamo, approfondendo, mi attiravano sempre di più. Fatto sta che quasi tutte le volte che finì, quando avevamo lezione, e finivamo la lezione, io tornavo a casa e dopo, soprattutto le prime sere, continuavo a cercare di mettere in pratica quello che avevamo imparato nell'orario di lezione, facendo anche le ore piccole a volte al mattino senza accorgersi che passavano gli orari. E al tempo stesso, oltre alla competenza, alla competenza dell'insegnante, all'amicizia che avevamo instaurato fra di noi qui durante l'ora di lezione, non venivamo mai abbandonati neanche, nell'intervallo, nelle 2 settimane che intercorrevano tra una lezione e l'altra, in quanto tutti i dubbi che potevano saltare fuori, tutte le cose che non riuscivo a mettere in pratica, con l'ausilio sempre del computer e con l'aula virtuale tempestavo Stefano di domande e con le sue risposte, Anche alle 3 di notte. anche alle 3 di notte, a volte facevamo gara con gli orari chi stava alzato fino più tardi, e con le sue risposte a tanti 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 problemi che mi si presentavano sono stati risolti anche senza aspettare la lezione successiva. Michela, a te cosa è piaciuto di più invece nel corso? Guarda, io devo dire che non mi aspettavo di imparare così tanto perché sì, il titolo del corso era imparare a fare i siti, però in effetti non conoscevo né Dreamweaver, né Flash, né Photoshop. Man mano che approfondivamo insieme, perché poi appunto abbiamo approfondito un pezzetto di Dreamweaver, poi seguito da un pezzetto di Flash, intersecandoli e man mano approfondendoli insieme, mi piaceva sempre di più capire come veniva effettuata la costruzione del sito, che proprio non sapevo neanche da che parte iniziare Da che prima. parte cominciasse? E adesso mi ritrovo con un bel sito costruito da me, di cui sono abbastanza orgogliosa, e così almeno posso pubblicarlo Daniela, invece a te tranquillamente. faccio una domanda diversa. Vista l'esperienza che hai fatto, primo anno, secondo anno, consiglieresti mai a un tuo amico di fare la stessa esperienza che hai fatto tu? Sì, lo riconsiglierei perché mi sono divertita. Ho conosciuto programmi che non sapevo usare, li avevo già sentiti nominare, ma non li ho mai usati. E poi è stato un bel corso, ho imparato tanto, per cui lo consiglierei a chiunque Daniela, cosa hai Allora, fatto? io ho creato un sito per la ditta, ho cercato di creare un sito più semplice possibile in modo che tutti possano accedere in modo semplice. Ho creato una tabella, ho fatto il logo, Il logo come è stato fatto con un flash, giusto? sì, Con la rotazione, con la perfetto. rotazione. Ho inserito i pulsanti che si illuminano al passaggio. Cambiano colore, Cambiano colore al benissimo. passaggio, ho inserito le foto, qui ho elaborato una foto con Photoshop, era una foto a colori, ho reso la foto in bianco e nero e ho evidenziato i due titolari e la scritta del Marito e suocero, suocero, sì. E giusto? Titolari. nell'altra foto in pratica ho fatto la piattaforma, c'è scritto per
Dopo la ditta cosa fa? Lattoniere. Lattoniere.